Ciao a tutti, sono tifoso della Juve e volevo dire sul derby di ieri e i fatti accaduti prima della partita e quelli dopo. Volevo fare un appello a tutti i tifosi, sia miei della Juve che tifo, che quelli del Torino. Io sono papà di due bambini, anch'io delle volte guardo la partita, magari davanti alla TV, alzo un po' la voce così, però bisogna stare molto attenti già con le parole verso i bimbi piccoli, perché un domani ci potremmo pentire. Mi riferisco a quel tifoso del Torino che aveva un bambino per mano e si è messo a urlare così. Cioè, urlare ci stava mai con un figlio così, perché se domani quel bambino lì cresce e quel papà lì piange, sarebbe una tristezza infinita per qualsiasi genitore. Io penso a me, per l'amor di Dio, non voglio buttare la croce su quel papà lì, è un papà come me. Però vorrei tanto che parlasse al bambino e che si scusasse, l'avrà senz'altro fatto dopo quello che è successo. Poi un'altra cosa, vorrei che le società, premesso che fino adesso Juventus Stadium non si è visto nulla, tranne qualche striscione, ma questo non giustifica perché le cose sono sempre andate bene. Magari proviamo noi a non vincere il derby per 20 anni, non so cosa succederebbe, perché è facile quando si vince. E nello stesso tempo non voglio giustificare quelli del Torino, che hanno vinto il derby, per carità, avete vinto il derby, non dico che sono contento, però non mi dispiace, nel senso che me lo aspettavo paradossalmente già quello prima poteva essere una vittoria più che questa partita, però è uscita questa partita così, con 3 pali della Juve, è ancora più bello, no? Per i tifosi del Torino. Adesso godetevi questa cosa qua e riflettete. O si è figli e si fa del dolore verso i nostri genitori, o si è papà come me, che bisogna veramente pensarci 2 volte prima di. Ora, andare allo stadio e mandare un po' di vaffa, per carità, allegoria, è anche bello. Però, ecco, io faccio un appello a tutti i tifosi. Adesso mi riferisco a quelli del Torino e quelli della Juventus, e anche agli altri, che bisogna cercare di esaltarsi. Sì, il calcio è bello, però sarebbe anche bello, immaginate, andare allo stadio con i propri figli e abbracciarli quando c'è un gol, in un certo contesto di un limite. Se ci sono i bambini, né parolacce se si può, perché l'esempio è importante. Un domani, ripeto, quello che si semina si raccoglie, quindi è molto importante quello che. Adesso ho visto quel papà, potevo essere io preso da 5 minuti. Non voglio buttare la croce, come ripeto, a quel papà là. Che un papà come me, lui è del Torino e io sono della Juventus, per carità. Passiamo due papà. Mettiamoci un po' di sale in zucca. La violenza cerchiamo di metterla da parte se si riesce. Perché poi una volta fatta, uno spacca la faccia a uno, poi lo vedi. A finire magari ammazzi uno. E poi mi riferisco a quello che ha creato quell'ordigno. Metti che andava in un occhio a uno, gli perforava, cioè, lo ammazzava. Cioè, voglio dire, come cavolo fai a lanciare una cosa del genere? Perché non voglio solo adesso papà figlio, qua si tratta anche di quelle bombe carta lì si sentono in tutti gli stadi. Sono quei botti che ogni tanto sentite. Puh! Ora i seggiolini sono di plastica perché non abbiamo più soldi manco per fare dei seggiolini di metallo abbullonati che non li stacchi nemmeno con la fiamma ossidrica. Quelli ci vogliono, che non riesci a staccarli. Cioè, fate delle seggiole tutt'uno che non riesci a staccarli con dei bulloni profondi così. Insomma, facciamo lo stadio in sicurezza, voglio dire, non di plastica. Si siede uno di 100 kg, si spacca il seggiolino, si dà una testata e si ammazza, voglio dire. Nello stesso tempo, cerchiamo che le società facciano i controlli un po' bene. Se trovate uno, mettete i cani, che i cani le sentono la polvere pirica. Forza, dai, anche le forze dell'ordine, metteteci un po' più di impegno. E soprattutto,
soprattutto quando ci sono danni così alle cose, alle persone, bisogna intervenire e cercare di punire e fare in modo che, come in Inghilterra, dove prima la guerriglia era d'obbligo, non è più successo niente. Sapete cosa facevano? Portavano giù i tifosi quando tutti i riflettori si spegnevano, botte della Madonna giù nello spogliatoio, poi andavano a casa tutti sciancati. La volta dopo ci pensavano due volte. Perché quando tu tiri una sberla ne pigli 5 pugni bendati sul muso, poi, ma bendati, poi ti passa la voglia di fare la violenza. Lì l'hanno usato in maniera forte. Io penso che ognuno mantiene un cervello, cerchiamo di far andare i nostri cervelli, io per primo, che sono papà, e tutti i tifosi. Io faccio veramente un appello a tutti i tifosi: Inter, Milan, Juve, Fiorentina. L'allegoria, ripeto, è la cosa più bella del calcio. Sfottere col parrucchino di Conte, quando c'era Conte, beh, ma io ho riso, ma è fantastico. Mi riferisco a voi tifosi della Fiorentina. È fantastico, cioè vedere una cosa così e si ride. Si deve ridere, si deve ridere, deve essere lo sfottò, deve essere ridere. E poi non facciamo i moralisti, del Vesuvio, quelle cose lì. Ma non prendetevela napoletani, quelle cose lì. Però mi raccomando, cioè, se sono morte delle persone col Vesuvio, i tifosi della Juve non dite più, perché Pompei c'era della gente che è stata a voler vedere uno solo, che avesse visto un secondo di quello che è successo lì, non direbbe queste cose qua. Che delle volte quando vedi sei lì, vieni preso, le dici, chiunque le può dire queste cose qua. Quindi cerchiamo, ah, l'ho detto anch'io delle volte, ma bene, quando c'era la partita, preso dall'enfasi, cerchiamo di cambiare pagina. Io ci metterò un po' più di impegno, visto che ho dei bambini, cavolo, bisogna far andare il cervello, cerchiamo di metterci più impegno tutti quanti. Un saluto a tutti i tifosi e buon calcio a tutti.